Nell'ottobre del 1975, la giovane gallerista Jamile Weber mise a disposizione di Mario Comenzoli i suoi spazi espositivi a Zurigo affinché li trasformasse per 2 mesi in una cappella. Nacque così la Cappella delle Ineffabili Contraddizioni, un'esperienza forse unica nel suo genere, che suscitò curiosità e polemiche e che, sulla scia del successo, un anno dopo, su iniziativa della Pro Helvetia, venne ricostruita su scala 1:1 a Parigi, alla Porte de la Suisse. La cappella comenzoliana, qui filmata nei giorni dell'inaugurazione, doveva essere un inno alla donna moderna con le sue vittorie e le sue sconfitte, le sue velleità, i suoi cedimenti, la sua contrapposizione vittoriosa o soccombente al mondo maschile, la sua duttilità, la sua intransigenza. Sul paesaggio culturale zurighese soffiavano ancora vigorosi i venti del 68. Nella cappella di Comenzoli, la televisione svizzera lasciò che le intellettuali di allora si misurassero con i dipinti che affollavano gli spazi della galleria. Il programma televisivo Bericht vor Acht registrò i loro sentimenti, le loro argomentazioni. Da un senso di frustrazione per una battaglia di emancipazione vinta solo a metà, e qui documentata, all'esaltazione della gioia di vivere che nasceva da una sarabanda di figure così diverse tra loro, così provocatoriamente assemblate, divette dello schermo, oggi le chiameremo veline, laboriose casalinghe, prostitute e spose, cameriere in succinte uniformi, femministe in tenuta da combattimento e donne sboccate da Luna Park, in un delirio di natiche e seni nudi. Insomma, una variegata folla al femminile che trasmetteva a chi la osservava senza pregiudizi un senso di smarrimento, come al cospetto di uno specchio deformante contro il quale rimbalzavano violente le nostre fantasie erotiche. Quanto sembrava distante il Comenzoli che una ventina d'anni prima aveva rappresentato nella loro tranquilla e monumentale serenità gli emigranti venuti dal sud, i cafoni non ancora inurbati nelle loro tute blu. Nel frattempo però il mondo era cambiato. Le conquiste spaziali, il trionfo dell'elettronica, l'avvento della Beat Generation, della cultura pop e della società dei consumi avevano forgiato nuove identità, reso più complessa l'esistenza. Mario Comenzoli aveva preso atto di questi mutamenti. Il narratore di un'umanità semplice e composta si era avventurato su un palcoscenico dove incalzavano mode variopinte, dove si sovrapponevano ogni giorno nuovi miti, nuovi simboli. Era stata Jamile Weber a suggerirgli l'idea della cappella e Comenzoli l'aveva così immortalata e trasfigurata nei suoi dipinti. È passato molto tempo da allora, ma la Cappella delle Ineffabili Contraddizioni non ha certamente perso di attualità. Semmai si è allargato il ventaglio delle possibili interpretazioni. La provocazione di Comenzoli, il suo ironico controcanto di miti tuttora in circolazione, ci induce a visitare idealmente quegli spazi con una incessante curiosità.